È un momento importante perché rientra tra i momenti di divulgazione e presentazione di questo progetto in Fares, dove il Sannio Consorzio della Vini, che rappresenta 1300 soci nella provincia di Benevento, dove si produce Falanghina del Sannio, Aglianico del Taburno e Sannio, e il consorzio è capofila di questo progetto insieme ad altri soggetti, tra cui l'Università degli Studi di Napoli, l'Università del Sannio e le cooperative, diciamo, importanti della provincia di Benevento, quali la Guardienze, la cantina di Solopaca e la società Risorse SRL, appunto è capofila che fa da trade union tra questi soggetti per portare a termine dei risultati in termini di elementi utili per una viticoltura di qualità e di precisione. Entro quest'anno andremo a chiudere questo progetto che spero dia dei risultati, degli elementi importanti per una viticoltura migliore che possa portare benefici alle aziende vinicole ma anche ai produttori di uva che oggi sono l'anello più debole della filiera produttiva.